cavallo tra il Natale e il Capodanno ci regalano alla città una serata di riflessione, ma anche divertente, nella misura in cui con il loro stile, con il loro carisma riusciranno sicuramente a coinvolgerci. Corre l'obbligo di ringraziare la Biblioteca Comunale e il Sistema Bibliotecario Lametino, che anche quest'anno hanno dato vita alla rassegna del Natale in Biblioteca, che in un periodo spento per questa città, che nelle festività natalizie si nota ancora di più, diventa, come dire, una piccola luce, ecco, un luogo dove poter respirare. E la serata di questa sera, inizialmente, così vi spieghiamo un po' di genesi, aveva come titolo Due lotte, Rocco Mangiardi e Antonio Saffioti, Due vite, una stessa lotta contro. Noi, discutendo e ragionando insieme, abbiamo pensato di cambiarlo, abbiamo pensato che fosse più bello impostarlo con una lotta per, quindi una lotta per la libertà. E in un momento come quello che la nostra città sta vivendo, qualsiasi occasione di discussione, di partecipazione democratica ha una funzione un po' di medicina. Quando parliamo con figure come Antonio Saffioti e Rocco Mangiardi, stiamo parlando di medicine molto potenti, molto forti, no? Con degli effetti collaterali che tutti speriamo di avere, nella misura in cui guardiamo a queste due persone non tanto come eroi, perché loro stessi sono i primi a non definirsi eroi, ma nella misura in cui quello che loro hanno fatto riesce ad essere un agente provocatore per ognuno di noi, no? Per dare a ognuno di noi il nostro contributo per migliorare concretamente questa città. E come si svolgerà la serata? Sarà una sorta di intervista doppia, molte domande saranno simili per entrambi, alcune diverse perché ovviamente entrambi provengono da percorsi diversi. Una brevissima presentazione di entrambi, a me non piace dire, come spesso si è soliti fare, non hanno bisogno di presentazioni, perché può esserci qualcuno del pubblico che non vi conosce, no? Allora, Rocco Mangiardi è un padre, è un imprenditore di questa città, e visto che è da poco passato il Natale, nel presentarlo oserei dire che Rocco Mangiardi in questa città ha interrotto una lunga tradizione di regali, e stiamo parlando del famoso regalo Luzzu Pasquale, perché è da qui che parte un po' l'esperienza della testimonianza di Rocco. Rocco ha scalfito quello che era un muro di gomma, di un fatto di omertà, di silenzi e di connivenze, in particolare nel mondo dell'imprenditoria lametina, ha scelto di denunciare i suoi guzzini fino ad arrivare in tribunale e nell'aula di giustizia ha puntato il dito contro il capo della cosca, aprendo una nuova fase. Fino a qualche anno fa anche io pensavo che con quel dito puntato fosse cambiata definitivamente la storia di Lamezia. Purtroppo oggi ci rendiamo conto che non è così, ma quel dito puntato ancora rappresenta tanto per tantissimi imprenditori, per molti lametini onesti, per molte persone per bene, il dito puntato di Rocco Mangiardi. E poi abbiamo Antonio Saffioti è una di quelle dimostrazioni che, se si vuole, tutto è possibile. A 2 anni gli viene diagnosticata la distrofia muscolare di Duchenne e da quel momento in poi si creano due sorte di percorsi paralleli nella sua vita. Dal lato la malattia si fa più acuta, i sintomi della malattia si fanno sempre più acuti, sempre più evidenti, parallelamente cresce la sua voglia di lottare, la sua battaglia per la vita indipendente, che non sarà solo una battaglia personale, ben presto diventerà una battaglia sociale, no? Per fare in modo che tutte le persone che si trovano nelle sue condizioni, tutte le persone che vedono la propria libertà negata, i propri diritti negati, possano trovare una concretizzazione di quelli che sono i diritti che la Costituzione riconosce a tutti i cittadini, anche e soprattutto alle persone con disabilità. E questa è la storia per sommi capi di Antonio, che però andremo ad approfondire nel corso di questa serata. Questa bella avventura, però ci tengo a dirlo, perché da quel momento, adesso il 9 gennaio, saranno 10 anni dalla mia testimonianza e vorrei festeggiare come se fosse il mio vero compleanno, perché da quel giorno sono diventato libero, davvero. E quello che è successo, andando a testimoniare, ha fatto sì che la mia vita da quel giorno diventasse bellissima. Guarda, non c'è, lo ripeto sempre, non c'è cosa più bella che essere guardati per una piccola scelta normale,
cioè da uomini, da essere umano, cioè una scelta normale da essere umano, essere guardato orgogliosamente negli occhi dai propri figli. Non c'è nulla di più bello. Poi essere chiamato a testimoniare al processo contro delle persone che ti chiedevano una cosa che non gli apparteneva, e è stata una fortuna, perché se io non fossi andato in quell'aula del tribunale non avrei capito niente. Non avrei capito niente, perché per fortuna non c'era l'intercettazione, mi hanno chiamato quel giudice a testimoniare e io ho visto la vigliaccheria dei mafiosi. Come l'ho visto? L'ho vista che quando il giudice, dopo avermi fatto indicare le altre tre persone che io ho denunciato, tra di questi c'era un ragazzo, di questo ragazzo ne vorrei parlare pure, dopo avermi fatto indicare queste tre persone mi ha detto: conosci Pasquale Giappari in quest'aula, ce lo vuoi indicare? Io, dopo averlo visto e l'ho indicato così, io ho capito che sono vigliacchi, perché non hanno paura di essere denunciati, però hanno paura di essere additati in quell'aula del tribunale. Tu capisci che il nostro dito puntato è molto più forte delle loro pistole. Li annientiamo, loro non pensano mai che un cittadino piccolo, magari anche ingenuo, possa andare lì e sconfiggerlo puntando il dito. Io ho visto che va a paura quel vigliacco. Quindi sarebbe bello se, quando la denuncia è una cosa bellissima, però se si ha anche la forza di andare a testimoniare nell'aula del tribunale contro queste persone, li annientiamo completamente. Ecco, questo è stato. Poi parlavo di quel ragazzo, c'è stato un ragazzo che ho visto crescere, lo dico subito così non mi passa dalla testa, io ho sofferto molto per quel ragazzo, perché ho dovuto denunciare anche lui, perché è venuto a chiedermi l'estorsione, e ho pensato a questo ragazzo, perché stiamo incontrando i ragazzi nelle carceri e ultimamente anche un ragazzo mi si è avvicinato dopo aver sentito il mio discorso, mi ha detto quello che stavo per dire, che gli ho detto, mi si è avvicinato e mi ha detto: ma se io avessi sentito queste parole che hai detto qui tanti anni fa, io non sarei qui. E invece, tornando a casa, mio padre mi raccontava sempre di vendetta, di pistola, di onore. E allora ho pensato a quel ragazzo in quell'attimo, ho pensato a lui: se questi ragazzi crescono in quella famiglia, come possono crescere? Non hanno nessuna scelta. Quindi capisco, io ne convengo che fare una cosa o l'altra è questione di fortuna nella vita, ci vuole molta fortuna. Incontrare persone giuste o persone che ti portano da un'altra via. Ecco perché io, Antonio, ci stiamo dedicando notte e giorno, e se ci chiamano di notte scappiamo pure, perché è importante la testimonianza della positività, è molto importante. Io in quell'aula del tribunale ho pensato a quel ragazzo, e ci penso tutt'ora, cioè ha ucciso un sacco di persone, tre persone ha ucciso, sta pagando, scontando le sentenze. Però ascoltando quelle parole che io ho detto al boss, che mi è tenuto uno sfogo quel giorno nell'aula del tribunale, mi è venuto questo sfogo, gli ho detto, guardando a questo ragazzo, gli ho detto: ma io a te non avrei dato mai i miei soldi per far sì che tu adescassi ragazzi come Angelo, per fargli mettere bombe, benzine, proiettili, ammazzare la gente per strada o essere ucciso a sua volta per strada, perché questa gentaglia utilizza questi ragazzi per far comodo, e questi ragazzi la fine che fanno, o marciscono in galera, o in quel periodo i ragazzi li utilizzavano per farsi le guerre tra le cosche, ammazzavano uno da una parte e uno dall'altra. E io quel giorno mi sono sfogato e gli ho detto: con i miei soldi no, non si fa questo. Con i miei soldi pago un onesto padre di famiglia che lavora con me. Lì è successo questo grande miracolo, perché se uno va nell'aula del tribunale e dice le cose giuste, paradossalmente salva anche la vita di questi ragazzi. È successo il miracolo che questo ragazzo, mi hanno detto quegli inquirenti, che anche grazie
a quello che io ho detto nell'aula del tribunale, ma non solo a me, perché poi c'è stato un lavoro anche all'interno della parrocchia in cui vivo io, che ha fatto un bel lavoro andando a parlare con la moglie e tutto, ma anche grazie a quello che io ho detto nell'aula del tribunale, questo ragazzo ha capito che non era la strada giusta, si è pentita, da lì è nato tutte quelle operazioni che sappiamo, perché è partito tutto da lì. Lui sta scontando le sue pene perché ha ammazzato delle persone, giusto che paghi. Però io quando passo davanti a casa sua, che vedo un drappino rosso ormai sbiadito della sua figlioletta piccolissima, lo guardo con tenerezza e dico: sì, loro sono stati salvati, perché loro sono stati portati via in località protette e non saranno più dalla parte dei mafiosi. Quindi vedete quante belle cose si può fare con la denuncia. Il mio amico, come tutti, sono cercato in questo, prima la mia famiglia e poi a me, perché io all'epoca non capivo cosa non andava bene. Mi ha colpito con me e poi si è manifestato in tutto. Ai 13 anni, quando, in seguito alla caduta che ho avuto, sono ricoverato. Quindi in quel momento si è manifestato al 100%. Però mi ha dato il tempo di ambientare, di adeguare a quella situazione. Perché ora ho capito già prima che era il mio corpo. Ho avuto il tempo, per fortuna, di abituarmi a quella situazione, quindi l'ho subito affrontato, bene, senza mai abbattere. E questo ha permesso di far superare meglio la cosa alla mia famiglia. Poi a me, poi ho cercato di utilizzare la mia condizione per aiutare le altre persone, per cercare di cambiare la vita di queste altre persone. Non so se ci sono riusciti in alcuni casi, sì in altri. Poi crescendo ho utilizzato il mio corpo come uno strumento per fare del bene alle altre persone, per poter stare nel mio letto sfatto e zozzo, come dice il rapper Anastasio. Però preferisco uscire, vivere la mia vita, e mi rendo conto che facendo così aiuto molto le altre persone, non solo le persone con disabilità, ma a me mi gratifica molto quando le persone mi dicono: e al tuo sorriso, grazie ai tuoi post sui social, la mattina io dico: se Antonio oggi è felice, sono felice anch'io. E a me quello mi basta. Quello mi fa vedere che del bene pure sono uscendo. Poi pure divertente, perché faccio del bene divertendo. Pure io, no? Che ora è difficile partecipare ai vari eventi, ai concerti, agli eventi artisti. Però poi vedo che ne vale la pena fare
questi sforzi riesco ad aiutare piccole cose, anche solo un sorriso, un'immagine, riesco ad aiutare le altre persone. Questo mi fa stare. Fa stare bene a me, fa stare bene a chi mi sta, intorno. E poi, come molti di loro poi avranno capito, seguendo con un grosso difetto che alcune volte è un pregio, che è quello dell'empatia. Pratica, io mi identifico molto in tutte le persone che mi circondano. Questa è una cosa bella, però molte volte questo mi porta a stare male, avere pure dei momenti male, come per esempio gli ultimi mesi, in cui mi ha fatto meno male la trachea, che mi ha migliorato molto la vita. Invece mi ha fatto molto male i vari avvenimenti di oggi che ci sono stati in Italia e nel mondo in questi mesi. Mi ha fatto più male quello che i miei problemi personali. Quindi l'empatia può essere una risorsa, a volte mi crea dei problemi, però come tutti i problemi poi per fortuna li risolvo, li riesco a superare. Se non ci riesco da solo, ricorro all'aiuto delle persone che mi circondano, non solo la mia famiglia, per fortuna degli amici eccezionali e meravigliosi, cioè sono alcuni in questa sala, come Salvatore, Riccardo, Antonio Pagliuso, che mi ha aiutato a realizzare questo evento di oggi, e poi altri che non sono in questa sala, perché mi sono molto vicini, a cui mi rivolgo. Allora mi rivolgo quando ho bisogno di qualcosa, ma anche organizzare qualcosa e di bello in questa città, in questo periodo è in un coma irreversibile. Però con eventi come questo, come che ci sarà dopo di questo e quelle che ci sono state in questi giorni, cerchiamo di rendere questo nuovo cittadino reversibile. Quindi cerchiamo di farlo, di svegliare almeno la cultura di questa città. Ringraziamo.